In vista dell'impegno alla cessazione dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica previsto dalla Strategia Energetica Nazionale 2017 e confermato nella versione preliminare del Piano Integrato Energia e Clima fissato per il 2025, Marco Dettori, a nome del gruppo consigliere di Futuro Comune, ha presentato un'interpellanza relativa alla centrale termoelettrica di Fiume Santo. Abbiamo presentato un'interpellanza in Consiglio Comunale per venire a conoscenza di quale sia l'idea di sviluppo industriale ed energetico che vuole promuovere la nuova amministrazione Campus. Noi riteniamo che il tema dello sviluppo industriale ed energetico sia un tema importantissimo per il Comune di Sassari, proprio perché sul nostro territorio insiste la centrale termoelettrica di Fiume Santo. L'interpellanza arriva dopo la convocazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, al quale è stato invitato anche il Comune di Sassari. Il giorno 30 luglio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato convocato un tavolo apposito per la Sardegna, per la Regione Sardegna, al quale penso abbia partecipato anche il Comune di Sassari, spero, però non abbiamo ancora ricevuto, insomma, comunicazioni in merito né un resoconto dell'incontro. L'interpellanza presentata da Futuro Comune sarebbe dovuta entrare nell'ordine del giorno del Consiglio convocato per oggi alle 16. È successo un fatto un po', direi, strano, nel senso che il Presidente del Consiglio, Maurilio Murru, ha presentato nella conferenza dei capigruppo, alla quale partecipo anch'io come capogruppo di Futuro Comune, tutta una serie di pratiche che avremmo dovuto e voluto discutere in Consiglio Comunale quest'oggi. La minoranza era d'accordo per discutere queste pratiche nell'ordine in cui sono state presentate. Fatto sta che il consigliere Alivesi, capogruppo del gruppone misto di maggioranza, ha ritenuto opportuno che si dovesse discutere solo ed esclusivamente delle prime due interpellanze e della variazione di bilancio che è stata già comunque votata in seconda commissione, tralasciando quindi le altre pratiche, alcune di queste direi di anche facile risoluzione, facile discussione. Ieri nel suo profilo Facebook lo stesso Dettori ha raccontato quanto accaduto in conferenza Capigruppo, parlando di volontà da parte della maggioranza di bypassare il Consiglio Comunale. Ho un po' di imbarazzo, insomma, per questa decisione che onestamente non capisco. Spero che il consigliere Alivesi o qualcuno della maggioranza ci possa dare una spiegazione.